Intanto andiamo a Carrara da Stefano Chini per Carrarese Prato. Buon pomeriggio dal Dei Marmi, giornata sfigata per questa sfida salvezza determinante per il Prato, che vincendo sarebbe salvo, come la Carrarese che il suo obiettivo l'ha raggiunto sabato scorso a Pontedera, valorizzando al massimo il ritiro imposto dalla società dopo la sconfitta nel recupero della gara contro la Spalla. Il Prato, per raggiungere la presenza in Lega Pro, deve fare il risultato pieno, in questo caso sarebbe matematica salvezza. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma il condizionale, molto difficile, è legato alla combinazione dei risultati che si verificheranno sugli altri campi e che avremo modo di seguire in tempo reale nel nostro Tutto il Calcio Toscano, minuto per minuto. Per questa partita Vincenza Esposito ha scelto la seguente formazione: Gazzoli, Vidotti, De Agostini, Romanò, D'Ametto, Rinaldi, Grifoni, Cavagna, Rubino, Panucci e Boccalonna. Non c'è Urso squalificato, manca anche l'infortunato Sorbo. Il tecnico Gianmarco Remondina della Carrarese invece non ha fatto turnover, ha detto che ovviamente la sua squadra vorrà concludere nel migliore dei modi la stagione, anche perché nell'ultima gara casalinga la Carrarese perse contro la Spal e dunque certamente la formazione giallo-azzurra non vorrà aprire con molta tranquillità le proprie porte. E per questa partita il biondo tecnico giallo-azzurro schiererà Anetta in porta per Lancini di sabato, che è un ex, Draga, Mazzoni, Brondic, Naure, Cellini, anche questo un ex, Belcastro e Berardi. In panchina per la Carrarese ci sono Zanotti, Teso, Corsegno, anche questo un altro ex del Prato, quindi Battistini, Beltrame, Merini e Ademi. La panchina del Prato composta da Ivesic, Matteo, Bandini, Tassi, Gabianelli, Santini e Augustelli. Dirige Alessandro Caso di Verona, i suoi assistenti sono Grange di Città di Castello e Mariani di Perugia. 27 gradi, campo sintetico, spettatori quantificabili nei 600 circa, e tutta la Carrara a voi studio. Bene, naturalmente ricordo ai tifosi del Pisa. Andiamo a Carrara, Carrarese Prato, Stefano Chini. Siamo nell'undicesimo minuto del primo tempo, il risultato è sempre quello di partenza, 0-0 da segnalare al quinto minuto, un'iniziativa di Belcastro dalla sinistra, il cross in mezzo, non ci è arrivato Gherardi per questione di centimetri, ha intercettato l'ex Gazzoli. Reazione biancazzurra all'ottavo minuto, un cross dalla destra di Grifoni in mezzo per la testa di Rubino, intervento debole, nessun problema per Amezza. 10 primi, 45 secondi, sempre 0-0, i ritmi non sono eccezionali. Risultato di pareggio alla Lungo Bisenzo, linea allo studio. Acqua Fonte Azzurrina. 20° minuto di questo primo tempo. Pistoiese 0, Savona 0, Carrara. Perfetta identità dei tempi al Dei Marmi di Carrara, anche qua il risultato è quello di partenza, 0-0. C'è stata una chance per Boccalonna che con un rimpallo nel cuore dell'area di rigore della Carrarese è andata ad una conclusione però molto debole, controllata senza problemi da Riccardo Anetta. Gli aggiornamenti che ci sono giunti da Orsini e da Ciardi ovviamente non hanno fatto piacere alla squadra biancazzurra, che a questo punto sarebbe nei play-out insieme al Sant'Arcangelo, visto che appunto il Gubbio e il Forlì, che sono a quota 40, stanno vincendo e il loro successo consente alle due formazioni citate di superare sia il Prato che il Sant'Arcangelo. 20 primi e 7 secondi nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, i ritmi non sono eccezionali, le squadre comunque si stanno affrontando concentrate nelle due tre quarti di campo. Adesso è Cavagna che strappa il pallone dai piedi di Belcastro, prova ad andarsene, allarga sulla corsia di sinistra per Boccalonna, che vince un tecno, entra in area di rigore, Boccalonna viene scambettato, ma non è così, non è stato anticipato, va a terra Boccalonna, si alza dalla panchina Vincenzo Esposito a protestare, ma l'attaccante del Prato è stato anticipato probabilmente da Lancini, che stava rimontando su Boccalonna. È stato bravo Cavagna a strappare il pallone dai piedi di Belcastro e a far partire il contropiede biancazzurro, l'imbucata per Boccalonna che in area di rigore prima del tiro è stato anticipato. Si origina così un calcio d'angolo già battuto, esce Anedda, allontana il pallone, ai 30 metri raccoglie Grifoni che mette a terra la sfera, l'allarga in direzione di Rinaldi, si accentra Rinaldi, parte il cross di testa, prolunga la traiettoria da Metto, poi ancora Cavagna, guadagna un calcio d'angolo facendo carambolare il pallone addosso a Donato di Sabato, altro tiro dalla bandierina in favore della formazione biancazzurra, lo seguiamo perché è un momento favorevole alla formazione di Vincenzo Esposito che deve vincere per salvarsi. Calcio d'angolo già battuto, piovente sul primo palo per Panucchi che di testa interviene, ancora una volta il pallone viene ribattuto da Berra in calcio d'angolo, protesta il pubblico della Carrara.
voce per questa serie di calci d'angolo assegnati al Prato. Episodio dunque da Moviola al 21esimo con Bocalon anticipato sul pallone, voleva il calcio di rigore, Vincenzo Esposito, non è stato così per l'arbitro, calcio d'angolo intanto battuto da Cavagna, stavolta Nedda intercetta senza problemi e fa terminare così l'attacco biancazzurro. 22esimo, 0-0 a Carrara, Marco Nardi, Pontedera. Sì, 0-0 tra Proprio Scienze Lucchese e Lina Carrara. Un attimo perché deve intervenire, credo ancora Forlì. Aldo Orsini, vai pure, dimmi. Sì, ancora Forlì, 32esimo, 3-1 per i biancorossi locali e dobbiamo dire un altro gol regalato dalla formazione del Pisa che abbiamo detto. Bene, grazie, ci sentiamo dopo, torniamo a Carrara per Carrarese Prato. Sì, 37 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo, 0-0, dicevo il Prato che deve assolutamente vincere con i risultati che stanno maturando dagli altri campi per evitare i play-out, qualche occasione c'è stata da un cross di Ghidotti, un tentativo di Bocalon dal centro area al 25esimo però non ha avuto effetto, adesso è proprio Bocalon che cerca di andarsene sulla corsia di sinistra, viene fronteggiato da Brondi, spinta di Bocalon ai danni del numero 7 della Carrarese, l'intervento è falloso e c'è una calcio di punizione in favore della formazione mannifera. Il Prato cerca di premere anche se lo fa con particolare accortezza e questo è confermato dal dato dei calci d'angolo, 7 quelli battuti dal Prato, dalla bandierina ancora la Carrarese è in attesa della prima esecuzione. C'è una punizione che si incarica di battere a Nedda, 38 primi e 10 secondi nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0, ho sentito in precedenza che è intervenuto Marco Nardi al quale avrei dovuto cedere la linea, allora chiedo istruzione allo studio in tal senso. Andiamo a Grosseto. Do la linea. Allora Grosseto, Ciardi. Ciardi, Grosseto, vai. 38, c'è pochi secondi alla fine del primo tempo, il minuto di recupero non è ancora stato dato, linea a Carrara. 15 secondi alla conclusione del primo tempo, salvo recupero, risultato di 0-0, adesso il Prato che attacca sulla corsia di sinistra con De Agostini, lato corto dei 16 metri, va al cross che viene intercettato ancora una volta in calcio d'angolo, sarà il nono in favore della formazione biancazzurra che ha avuto una buona occasione con Grifoni al 40esimo, diagonale dalla destra, bravissimo Nedda che si tuffa e va a togliere dal 7 la palla del possibile vantaggio del Prato, Romano ha ammonito per simulazione al 42esimo, si è tuffato clamorosamente in area di rigore, il direttore di gara a caso di Verona ha visto tutto, era vicino, ha estratto il cartellino giallo e qualche istante fa un'azione di Belcastro che si era presentato sfruttando un'amnesia difensiva del Prato davanti al portiere Gazzoli, è stato bravissimo a chiuderlo e a fermarlo e quindi ad interrompere, a neutralizzare questo tentativo offensivo della Carrarese che non sta comunque a guardare con il Prato che c'è. Scusami un attimo, chi è che deve intervenire? Grosseto. Finale? Vai. No. Parziale. Dimmi. Cioè il Grosseto è riuscito a passare a ottenere la parità, ora in questo istante è finale 1-1, quando al 44esimo c'è stato un fallo in area di Caldore ai danni di Albertini, direttore di gara concedeva il calcio di rigore sul dischetto Torromino, portiere respingeva sul palo e Torromino metteva dentro. È terminata il primo tempo, Grosseto e Gubbio 1-1 a voi studio. Chi è che deve intervenire ancora? Finale di tempo al Melani, Pistoiese 1, Savona 2. Sentiamo il finale a Forlì, Orsini, primo tempo. 3-1 per il Forlì, squadre negli spogliatoi. Va bene, grazie. Carrarese Prato. Anche qui, con la perfetta identità di tempi, sta verificandosi su tutti i campi, le squadre sono andate negli spogliatoi senza nemmeno un secondo di recupero. Reti bianche al dei Marmi, 4 olimpionici di Carrara, 0-0 tra Carrarese e Prato e la linea va allo studio. Va bene, manca soltanto il finale di Sant'Arcangelo Pontedera, sentiamo Signorini. Sì, a Pistoia i giocatori sono entrati, sono al cerchio del centrocampo, però l'arbitro per il momento decide di non far iniziare la gara, probabilmente per aspettare qualche altro campo nella di quelli contemporanei. Confermo anche a Forlì, mi dice Orsini in cuffia che è tutto fermo, non si è ancora iniziato il secondo tempo neanche a Forlì, tra Forlì e Pisa, quindi penso che sia tutto uguale. Sì Maurizio, vedi a Pistoia ho sentito dal collega Bonelli che le squadre sono nel cerchio di centrocampo, qua invece non si vede assolutamente nessuno, ci sono soltanto le due panchine e in questo momento ecco che esce dal bocca-porta degli spogliatoi il signor Alessandro Caso di Verona che dirige la partita insieme a Rubino, c'è anche il commissario di Lega con il cellulare, evidentemente a colloquio con
altri suoi colleghi impegnati nei campi, soprattutto di Forlì e di Pistoia, che sono, e anche Grosseto, che sono senza dubbio determinanti. Quindi, allora scusate, vi do una notizia importante in Serie B. A Bologna, care a Forlì, Forlì 3, Pisa 1, torniamo a Carrarese Prato. Sì, ovviamente si gioca anche qui, 1 minuto e 43 secondi nel corso del secondo tempo. Il risultato è quello del primo tempo, ovvero sia 0-0 con la Carrarese, che in questi 120 secondi della ripresa pare più intraprendente. Gnauré, che in questo momento controlla il pallone, attaccato da Cavagna, che prova a portarglielo via, ci riesce, un take adesso finisce Bocalon. A metà campo lo scontro con Grifoni e Gnauré, il tackle vincente di Grifoni, un po' a fatica il Prato riesce a fare capitare il pallone nell'area di rigore della Carrarese. C'è Rubino che porta in vantaggio il Prato, ha segnato Rubino al secondo minuto, un'azione di contropiede partita alla mano, come si suol dire in gergo rugbistico, del Prato, un recupero prima di Cavagna, poi un tackle tra Gnauré e Grifoni, la palla profonda poi per Rubino, che al limite dell'area di rigore sull'uscita di Anetta con un tocco felpato ha piazzato il pallone l'embelenne nell'angolino basso alla destra di Anetta, tocco felpato dunque di Rubino e il Prato è passato in vantaggio. Risultato questo importante nell'economia della classifica della zona play-out, quando sono trascorsi i due primi e 40 secondi adesso osannà tra i tifosi biancazzurri che si trovano nella curva sud alla destra della nostra postazione. Rubino, che infatti saluta i tifosi, è lui l'autore del gol che consente al Prato di andare in vantaggio. Entrava a questo minuto, cambia il punteggio a Carrara, Carrarese 0, Prato 1, linea Bonelli, Pistoia. Un attimo, chi è che deve intervenire? Sì, attenzione, chiedo scusa al collega Fini, appunto c'è il raddoppio qui a Pontedera al Mannucci del San Marino, questa volta il gol è di Soligo, 53esimo minuto, Soligo. Attenzione, tutta la Lega Pro in contemporanea, Carrarese Prato, Stefano Chini. 13 minuti e 15 secondi nel corso della ripresa, il Prato è in vantaggio grazie al gol di Rubino, arrivato al terzo minuto al termine di un'azione a metà campo con una serie di tackle, Cavagna, Grifoni, poi il pallone è stato lanciato in profondità nella zona di Rubino, che dal limite dell'area di rigore è andata ad un rasoterra che ha battuto Anedda, che aveva provato in uscita a ridurre lo specchio della porta al capitano biancazzurro, che però dall'alto della sua esperienza e bravura è rimasto freddo e chirurgicamente ha piazzato il pallone alle spalle del numero uno della formazione giallo-azzurra. Carrarese che ha mandato in campo Merini al posto di Gherardi, il quale era stato ammonito qualche istante prima di lasciare il terreno di gioco per un fallo commesso in attacco per qualche protesta sopra le righe effettuata nei confronti del signor Alessandro Caso di Verona. C'è un calcio di punizione in questo momento in favore della formazione biancazzurra con il portiere Gazzoli vestito di rosso che si incarica di effettuare il rinvio. Il Prato gioca, lo ricordo, in maglia bianca, la Carrarese in completa casacca gialla con bordi azzurri. Dunque il Prato in vantaggio, a Pistoia si viaggia sulla parità e sentiamo la situazione da Omar Bonelli. Un attimo Omar, soltanto per darvi i finali dei primi tempi in Serie B. Intanto torniamo alla Lega Pro, Carrarese Prato, Chini. 28 primi e 20 secondi nel corso della ripresa, il Prato è sempre in vantaggio per 1-0 qui a Carrara grazie al gol di Rubino, arrivato al terzo minuto del secondo tempo nel momento in cui non siamo stati collegati. Un'occasione biancazzurra con un colpo di testa di Romano su suggerimento di Grifoni, con palla finita al lato al 19esimo, poi due tiri di Brondi dal limite senza grandi pretese e di Gnauré, quest'ultimo più incisivo dai 25 metri con palla terminata alta sopra la traversa. Avevamo dato conto nel precedente collegamento dell'ingresso in campo di Merini al posto di Gherardi, un cambio lo ha fatto anche Vincenzo Esposito inserendo Santini al posto di Panucchi. 29esimo nel corso del secondo tempo, ricordo che il Prato è in vantaggio per 1-0 contro la Carrarese e questo gol consente alla formazione biancazzurra di essere salva e quindi di evitare i play-out, così come al momento li sta evitando anche la Pistoiese che sta pareggiando col Savona. Sentiamo Bonelli. Sempre 2-2 qui al Melani, un quarto d'ora più recupero. In ping pong dicevo Carrarese Prato, campo principale e Pistoiese Savona. Chini e Bonelli. 36 minuti e 54 secondi nel corso della ripresa, il Prato sempre in vantaggio, altrimenti sarei intervenuto sui colleghi per 1-0 grazie al gol di Rubino al terzo minuto del secondo tempo. C'è un cambio che adesso effettua Vincenzo Esposito, quelli della Carrarese invece, come vi avevamo raccontato in precedenza, sono terminati. Bandini prende il posto di Grifoni e quindi questo è il cambio che il tecnico della formazione biancazzurra Esposito ha effettuato e sta effettuando in questo momento.
si sta concretizzando con Grifoni che lascia il campo con molta calma, ma caldo sicuramente allo Stadio dei Marmi. Il Prato in vantaggio, sarebbe un risultato che garantirebbe la salvezza alla squadra biancazzurra. 37 primi, 34 secondi, il Prato in vantaggio. Sentiamo anche Pistoia, Bonelli. Sempre 2-2, in questo momento il gioco è fermo. Il pallone fritto in fondo al sacco, Pro Piacenza 1, Lucchese 1. Va bene, quindi Lucchese che pareggia, torniamo a Carrara e poi di nuovo a Pistoia. Chini Bonelli. Controlla la partita il Prato con la Carrarese che adesso sta cercando in questo finale di gara di farsi un po' più minaccioso dalle parti di Gazzoli, ma finora la squadra biancazzurra sta controllando la partita. Intanto è Gorgeglio che avanza sulla portiera sinistra, una finta per cercare di superare Bocalom, non ci riesce, è bravissimo Bocalom che vince un tackle prima con Gorgeglio e poi con Gnaure. Gorgeglio torna sull'attaccante della formazione biancazzurra commettendo un fallo plateale, una spinta vistosa che il signor Alessandro Caso di Verona non può far altro che sanzionare con il cartellino giallo, ammonito anche Gorgeglio. Stessa sorte era toccata a Gherardi nel corso del secondo tempo e a Romano nella prima frazione. Calcio di punizione del Prato, lo seguiamo quando stiamo per entrare nel 41esimo minuto, prima di cedere la linea a Pistoia per un altro passaggio dal Melani tra Pistoiese e Savona, il cui risultato è sul 2-2, qui il Prato sta vincendo per 1-0 e beneficia adesso di una punizione all'altezza della metà campo che si incarica di battere Cavagna direttamente nel cuore dell'area di rigore marmifera, di testa allontana Gorgeglio, perfeziona il disimpegno Gnaure, la palla a metà campo recuperata da Cavagna che però non riesce a servire la sfera nella zona di Dotti e allora Gnaure recupera e il pallone è giocato da Merini. Non trova spazi la Carrarese, retropassaggio nella zona di Sabato, il Prato è già rientrato nella propria metà campo. 40 primi e 30 secondi nel corso del secondo tempo, Carrarese 0, Prato 1, Bonelli, Pistoia. Gioco molto spezzettato anche in Carrara. 30 secondi esatti al 90esimo, c'è un cambio nel Prato, entra con il numero 13 la classe 97. Un attimo, chiedo scusa, sì, chi è che deve intervenire? Avanti Grosseto, vai Ciardi, dimmi, finale? Allora siamo all'ultimo minuto di gioco effettivo, siamo nel corso del 90esimo minuto, Grosseto accorcia le distanze sul calcio di rigore realizzato da De Feo, proprio sul, per un fallo dei Luciani sullo stesso giocatore del Grosseto. Pertanto in questo istante c'è stato ha dato all'arbitro il direttore di gara 3 minuti di recupero, il parziale è Grosseto 2, Gubbio 3, ci risentiamo per il finale. Sì, vai pure Nardi, dimmi. Attenzione, ecco, dopo 3 minuti di recupero è Corrado Colombo che accorcia le distanze per il tutto cuoio, quindi San Marino 2, tutto cuoio 1, si gioca ancora per qualche istante perché c'è stato un infortunio dopo i 3 minuti assegnati di recupero da parte dell'arbitro, quindi si gioca ancora qualche spicciolo. 2-1 a favore del San Marino qui a Pontedera contro il tutto cuoio. A quella linea. È finita a Forlì nel peggior modo, il Pisa non poteva finire il campionato, ha perso per 5-1, Forlì 5, Pisa 1, sentiamo Carrara. Siamo nel recupero, 45 secondi di recupero sono già trascorsi e ne sono stati concessi 5. Sentiamo da Borelli se è stato dato anche il recupero a Pistoia. 4 minuti qui al Melani, siamo al 46esimo della ripresa, quindi 3 minuti, Pistoiese che cerca di fare possesso palla. Un attimo, chi è che deve intervenire? Intervengo ancora, vi chiedo scusa, da Pontedera, partita finita, tutti negli spiegatoi, vince il San Marino per 2-1 contro il tutto cuoio, ma credo che sia una vittoria di Pisa, praticamente inutile. A voi la linea, ci sentiamo per le interviste. Va bene, d'accordo, vai pure Bonelli. Dicevamo, possesso di palla in questo momento, Golubovic indietreggia per Di Bari, Savona che non va più neanche a prestare, sembra non crederci più la squadra di Riolfo, la Pistoiese aspetta questi 2 minuti che la dividono da questa permanenza soffertissima in Lega Pro, pallone fuori in questo momento, gioco fermo, linea a Carrara. 46 minuti e 40 secondi, siamo nel secondo tempo, il Prato è sempre in vantaggio per 1-0, qua finiremo al 50esimo, quindi 60 secondi dopo rispetto al Melani. Il Prato adesso è in fase offensiva all'altezza della bandierina alla sinistra del portiere Anedda, ma c'è un fallo in attacco commesso da Santini che tra l'altro, essendo un intervento prolungato, particolarmente eccessivo e vistoso, l'arbitro Caso lo punisce con il cartellino giallo e dunque tratto il giallo anche a Santini. Ci sarà un calcio di punizione dunque in favore della Carrarese con Anedda che si incarica di battere questo calcio di punizione, palla profonda
a metà campo allontana di prima intenzione Ghidotti, il pallone è agganciato da Massone, mentre i tifosi del Prato cominciano a sentire aria di festa, ma ci sono ancora 90 secondi da giocare. Prato 1, Carrarese 0, Flash, Bonelli e Pistoia. I tifosi della Curva Nord sono già pronti all'invasione di campo, un minuto divide la Pistoiese dalla salvezza, Romeo in questo momento probabilmente subisce fallo, ma l'arbitro fa proseguire, forse è il più importante, la partita di Carrara, un minuto qui, ci sentiremo per il finale. Qui ne mancano due, c'è un tentativo di cross in mezzo intanto da parte di Fraga, situazione pericolosa per la Carrarese che termina con il calcio d'angolo in favore della formazione giallo-azzurra, perché su questa conclusione dal limite dell'area di rigore un difensore del Prato ha deviato in corner, tiro dalla bandierina per la formazione di Remondina che chiude in attacco, siamo al 48esimo minuto e 10 secondi. Mischia nell'area biancazzurra, attendiamo questo calcio d'angolo che sarà battuto alla destra dell'estremo difensore Gazzoli, dovrebbe essere Beltrame sul punto di battuta, così è il numero 16, ci sono una serie di scontri proibiti nei 16 metri del Prato che l'arbitro vuole cercare di fermare ed è il motivo per il quale ancora il numero 16 Beltrame non ha battuto questo calcio d'angolo che avviene in questo momento, trovate sul primo palo, colpo di testa di Rubino che allontana, la palla per Sbraga al limite dell'area di rigore, tiro pericoloso da parte di Brondi, in due tempi Gazzoli salva. Finale alla Cardio Palma, ci ha trovato Brondi dal limite dell'area di rigore su calcio d'angolo, sentiamo se è finita Pistoia. È finita Almelani, invasione di campo pacifica per i tifosi arancioni, la Pistoiese pareggia 2-2 e si salva in questa Lega Pro. 60 secondi ancora da giocare con il Prato che ha tremato su quel calcio d'angolo di Beltrame. Scusami un attimo, chi è che deve intervenire? Signorini credo. Per la festa del Sant'Arcangelo che rimane in Lega Pro battendo il Pontedera per 2-1 che colleziona la sua quinta sconfitta esterna consecutiva e il primo anno di partecipazione alla Lega Pro, il Sant'Arcangelo mantiene la categoria, linea che va a Carrara. 30 secondi, mezzo minuto, separano le due squadre, Carrarese e Prato dalla conclusione del loro campionato, perché se finisse così con il Prato in vantaggio per 1-0 anche i biancazzurri potrebbero tranquillamente andare in vacanza, visto che otterrebbero la salvezza che ha già ottenuto anche la Pistoiese con il 2-2 contro il Savona. Il Prato sta tenendo lontano i marmiferi dalla propria area di rigore, beneficia di un palo laterale all'altezza della panchina di Remondina che è quella situata nella metà campo della Carrarese, già si festeggia in panchina, Esposito consulta il proprio cronometro, è Santini che controlla la palla sulla sinistra e in questo momento finisce la partita, il Prato pone per 1-0 contro la Carrarese, il gol è quello segnato da Rubino, vediamo la braccio prolungato tra Paolo Toccafuoco, presidente del Prato, e Vincenzo Esposito, oggi presidente biancazzurro, presente in panchina al fianco del tecnico Laniero. Dunque finisce questo tribolatissimo campionato, la Carrarese lo aveva già terminato la settimana scorsa vincendo a Pontedera, entrambe le squadre faranno nuovamente nel prossimo campionato insieme a tutte le altre toscane. Ricordo dunque il risultato finale a Carrara, Prato batte Carrarese 1-0, ha salvato la squadra biancazzurra Rubino con il suo gol al terzo minuto del secondo tempo. Linea allo studio. Bene così.